Qui vediamo l'alfabeto ebraico, l'alfabeto della lingua che era la lingua liturgica al tempo di Gesù. Sappiamo che Gesù parlava in aramaico, che era molto simile all'ebraico, ma comunque è una lingua diversa, è una sorta di dialetto. Oggi, 21 di settembre, inizia l'autunno, parliamo di San Matteo Apostolo. Nei Vangeli è conosciuto sia con il nome di Matteo, sia con il nome di Levi. E questo è abbastanza frequente nei Vangeli. Pensiamo a Simone, detto anche Pietro, a Giacomo e Giovanni, detti anche Boanerges, cioè figli del tuono. E non solo, ma era in uso, come vediamo negli Atti degli Apostoli, che gli apostoli, comunque le persone cristiane o gli ebrei che erano passati al cristianesimo, avevano talvolta un doppio nome, uno ebraico, per esempio San Paolo, Saul, e l'altro greco-romano, Paolo, appunto, ma anche Giovanni Marco, l'autore del Vangelo di Marco. Perché? Ecco, abbiamo iniziato dall'alfabeto ebraico, perché San Matteo è uno dei 12 apostoli scelti da Gesù, ma è anche l'autore del primo Vangelo. E secondo la tradizione, questo primo Vangelo è stato scritto in ebraico, anche se noi non abbiamo, non possediamo la copia in ebraico, ma abbiamo solo la versione greca del primo Vangelo, così come di tutti gli scritti del Nuovo Testamento. Ma chi era Matteo Levi? E allora i quattro Vangeli ci dicono chiaramente che era uno dei 12 e che era un esattore delle imposte. E naturalmente l'arte si è sbizzarrita, riproducendo quell'episodio celeberrimo della chiamata di Matteo dietro il banco delle imposte, che veniva appunto indicato da Gesù con l'indice, e lui lasciava tutto quello che aveva, quindi il suo mestiere, i suoi danari, la sua posizione sociale, per seguire Gesù. Famosissima, no, la chiamata di Matteo del Caravaggio, ma ce ne sono tantissime versioni di questo episodio evangelico nella storia dell'arte, nella pittura. E tuttavia, ecco, Matteo, dobbiamo comprendere che egli era un pubblicano. Chi erano i pubblicani? Si parla tante volte dei pubblicani nei Vangeli. I pubblicani erano detti così perché considerati dagli ebrei osservanti, dai giudei osservanti, considerati dei pubblici peccatori, dei traditori, erano appunto persone che collaboravano con i romani, con gli occupanti, esigevano delle tasse e naturalmente se raccoglievano di più o richiedevano di più dalle persone, ai romani non interessava. E l'importante è che ai romani consegnavano quanto era stabilito che dovessero consegnare. Il resto lo intascavano loro e quindi erano persone che collaboravano con gli occupanti, con i nemici di Israele. Erano israeliti anche loro, quindi traditori, ed erano molto ricchi, quindi traditori, collaborazionisti, ricchi, odiatissimi al popolo. E Gesù però cerca anche loro, nonostante che appunto erano detestati, socialmente emarginati, sebbene emergenti nella società, sebbene persone ricche e importanti nella società. E Gesù li cerca e va anche a pranzo, a cena da loro. Il pubblicano più celebre forse dei Vangeli è Zaccheo, perché
cui si parla nel capitolo 19 di Luca, che appunto poi si converte e dà la metà dei suoi beni, evidentemente rubati, ai poveri, e se ha frodato qualcuno in modo eclatante restituiva 4 volte il mal tolto. Ma anche Levi, Matteo Levi, era un pubblicano. E quindi Gesù non disdegna di ricercare la pecorella smarrita, non disdegna di ricercare la dramma perduta, la moneta perduta. E tra le pecorelle smarrite, tra le monete perdute, naturalmente figuravano in modo particolare i pubblicani. Questo suscitava la meraviglia dei farisei, dei perbenisti del tempo, ma lui non si fa vincere dal rispetto umano, dalle convenzioni sociali, cerca chi è perduto. E di San Matteo che cosa sappiamo più? Che dopo la risurrezione del Signore predicò in Etiopia e fu ucciso mentre celebrava la messa, quindi anche egli è martire. Il corpo di San Matteo si trova a Salerno e nel mezzogiorno d'Italia c'è una espressione idiomatica, si dice, un'espressione diffusa solo tra noi, che però noi capiamo subito. Perché? Perché la statua di San Matteo, quella conservata nella cripta a Salerno, è double face, cioè si può vedere da una parte e dall'altra, per cui quando una persona è ipocrita, ma San Matteo non c'entra tanto, insomma, c'entra questa statua perché non è il caso di San Matteo, da noi si dice c'ha la faccia come San Matteo di Salerno, te la faccia come San Matteo di Salerno. E questo appunto a motivo di questa statua. Tuttavia egli si convertì e divenne un grande santo e diede la vita per il Signore. Un pubblicano diventato un santo che intercede per tutta la Chiesa e che ha scritto il primo Vangelo. San Matteo, apostolo ed evangelista, prega per noi.